Brisighella Smart Community, nuove modalità intelligenti al servizio della comunità. È questo il titolo del secondo incontro informativo relativo al progetto Brisighella Nuova 2.0, Comunità Ospitale, svoltosi a Brisighella sabato 2 febbraio presso il foyer del Teatro Pedrini. In questa occasione si è discusso di come la realizzazione di una comunità ospitale che sappia valorizzare il proprio territorio non può prescindere da una promozione e un'applicazione intelligente delle nuove tecnologie, mettendo in atto un connubio tra ecologia, tecnologia e cultura. Il primo relatore della giornata è stato Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida SPA, azienda che sta partecipando al progetto Dorsale Sud, progetto che porterà la fibra ottica e il wifi a Brisighella, consentendo una navigazione più veloce sulla rete internet per cittadini, imprese e turisti. Io volevo partire con un elemento. Si parla di smart community, essere smart, la cui traduzione non è immediatamente essere intelligenti, implica sicuramente essere connessi. E quindi uno dei problemi più grossi come Regione Emilia-Romagna, come Lepida, come insieme in tutti i territori ci siamo posti è come facciamo a rendere i cittadini connessi laddove non lo sono. Questo è banale se volete. Ma è inutile parlare di quanto è bello una pratica online o di quanto è bello telelavorare o di quanto è bello stare insieme in una community se non ci sono gli strumenti base, le infrastrutture base per fare quella community. Questo è l'elemento da cui siamo partiti. Il secondo relatore è stato Francesco Marinelli, esperto di sviluppo sostenibile e referente del progetto Borgo Intelligente per l'Associazione Borghi Autentici d'Italia. Tema centrale del suo intervento è stato il concetto di Smart City, che ambisce a introdurre nuove modalità per vivere il borgo in maniera intelligente, accrescendo il benessere della comunità attraverso l'uso efficiente delle risorse energetiche e la riduzione dell'impatto ambientale, con soluzioni di mobilità sostenibile, un'amministrazione pubblica trasparente, distretti del commercio 2.0, prodotti a chilometro zero, recupero di aree dismesse, ma anche con il rilancio di turismo e cultura. Tali obiettivi possono essere raggiunti solamente da cittadini, operatori economici e pubblica amministrazione che operano congiuntamente. Quindi Smart Cities si focalizza sul tema di come migliorare la qualità della vita nelle città, risolvendo o cercando di risolvere i problemi energetici e ambientali attraverso scelte e tecnologie che permettono di risparmiare energia, di utilizzare energia rinnovabile, assicurando servizi attraverso l'implementazione di usi intelligenti degli stessi. Oggi non è più necessario sempre e comunque spostarsi, ma è possibile trasferire dati, è possibile trasferire conoscenze, è possibile vedersi a distanza. Ma dopo aver parlato di smart cities, improvvisamente è comparso il tema delle smart community, quindi non dell'infrastrutturizzazione della città, non degli edifici che compongono la città, ma di come migliorare il sistema delle relazioni che caratterizza una comunità. La comunità dov'è? Cioè che cosa è Brisighella? Sicuramente la rocca, ma Brisighella è soprattutto i cittadini che la abitano, è il sistema di relazioni che si crea in questa cittadinanza, che deve essere solidale, perché se è solidale è intelligente. Perché tende a dare risposte alle richieste di ciascun membro della comunità. È intervenuta infine Lidia Marongiu, consulente ed esperta di comunicazione e web marketing dello studio Giaccardi Associati di Ravenna. Marongiu ha posto l'accento sui temi della diffusione dell'accesso alla rete internet e del commercio elettronico, un ambito quest'ultimo che, sebbene con qualche ritardo, si sta sviluppando anche in Italia, soprattutto per quanto riguarda il settore turistico. Come si diventa una smart city turistica? Io ho fatto alcune riflessioni, devo dire molto arricchite anche dagli interventi dei colleghi, quindi potessi ne dire anche di più. Una è certamente che un territorio ospitale per i turisti se prima lo è per i cittadini che lo abitano. Attenzione, su questo ci sono tante applicazioni già in uso che servono per stimolare la partecipazione dei cittadini, perché diventano parte della costruzione di un progetto. Noi l'abbiamo sperimentato, cosa vuol dire fare progettazione partecipata, l'abbiamo sperimentato in un'intera regione come studio, la regione Liguria, dove
dove in un anno di lavoro siamo riusciti a creare il primo piano turistico triennale della regione Liguria, costruito dal basso, con tecnica bottom-up, coinvolgendo cittadini, operatori e tutti gli stakeholder che potevano dire che turismo volevano usando la piattaforma Liguria il turismo che vorrei. Quindi si può fare. Una città intelligente è una città dove le persone partecipano, perché vogliono, ma perché possono, perché hanno gli strumenti per farlo, gli spazi per farlo. Le tecnologie per produrre contenuti sul territorio servono ai turisti, ma prima ai cittadini. Pensate sempre, se dovete sviluppare applicazioni, siti e qualunque altra cosa, a cosa può servire anche da cittadino, ancora prima che da turisti. Il legame dei cittadini con il loro territorio è un ingrediente di base per costruire una comunità ospitale. Il futuro di una comunità si progetta con una comunità e le tecniche di lavoro sono esattamente quelle che state facendo adesso. Cioè una tecnica bottom-up, quello che è parato dall'alto è quello che ci ha portato in questo disastro italiano e nel turismo. Quindi proviamoci a usare la tecnica bottom-up. Del resto mi associo al collega per dire che per fare smart city servono smart people, servono persone smart. Grazie a tutti. In conclusione, la rete diventerà lo strumento principale per comunicare e narrare il territorio, per avvicinarsi a un pubblico che si informa sul web e che, attraverso i social network, condivide valutazioni, suggerimenti e indicazioni. Attraverso la rete è possibile rendere immediatamente disponibili tutte le informazioni al turista, accompagnandolo nella fase di pianificazione del viaggio e affiancandolo durante tutta la durata del soggiorno. Davide Missiroli, sindaco di Brisighella, ha poi annunciato come proseguiranno i lavori del progetto Brisighella Nuova 2.0 Comunità Ospitale. Oggi si chiude, diciamo così, il primo ciclo formativo e partiremo dalle prossime settimane con tre gruppi di lavoro per capire come vogliamo costruire, un po' facendo un po' punto da quelle che sono state le giornate formative che abbiamo fatto. Ci formeremo tre gruppi di lavoro. Il primo è quello legato alla filiera del saper fare produttivo, il secondo alla filiera dell'ospitalità, il terzo alla filiera del salute, benessere, ambiente e wellness. Tutte queste avremo delle persone che sono state formate su delle tecniche di partecipazione e quindi ogni persona che vuole in qualche maniera portare in maniera attiva e propositiva le proprie idee può portarle sul tavolo e come tale cercheremo di creare in maniera partecipata la nostra comunità ospitale.